Carlo Ilari, partita dell'ex, per te una partita importante, hai cercato anche di lasciare il segno, quanto ti soddisfa e quanto vi soddisfa questo pareggio? Ma siamo soddisfatti a metà, nel senso che era importante cercare di vincerla, però siamo stati bravi a non concedere nulla, dovevamo essere un po' più cinici e sfruttare le occasioni che abbiamo creato. Sapevamo che la partita sarebbe stata molto tosta e difficile, ci hanno anche loro concesso molto poco, però dovevamo cercare di servire meglio gli attaccanti e cercare di creare qualcosina in più. Purtroppo non ci siamo riusciti, prendiamo questo punto e guardiamo avanti. Abbiamo cercato, insomma, alla fine di creare qualcosina in più con l'ingresso di Varas, anche di Amadio. Volevamo creare qualche occasione da gol per provare a vincere la partita, però è chiaro che anche loro non volevano assolutamente perderla, hanno più cercato di difendere che attaccare. Noi, come ho detto, non abbiamo concesso nulla e dobbiamo partire da questo presupposto, perché dobbiamo cercare di prendere meno gol possibili. Poi dobbiamo appunto cercare di migliorare dal punto di vista dell'impostazione e nel modo di servire gli attaccanti, perché è chiaro che dobbiamo metterli in una condizione di far gol. Carlo, nella ripresa probabilmente sia voi che il Sant'Arcangelo avete un po' tirato i remi in barca, è subentrata un po' la paura di perderla questa partita, e perdere uno scontro diretto sarebbe stato pesante. Sì, più che paura, bisogna cercare di attaccare, però sempre stando accorti a non subire gol, perché come hai detto te, prendere gol poi diventa veramente difficile recuperarla in una partita in cui veramente ci giocavamo tanto, e una squadra quando si chiude e gioca con contropiede diventa veramente difficile cercare di far gol. Purtroppo, insomma, lo spettacolo è venuto un po' meno, però prendiamo questo punto, insomma, dobbiamo guardare avanti, prendere i lati positivi e cercare di migliorare per toglierci al più presto da questa situazione. Era una partita molto bloccata anche per questo, insomma, giocare uomo su uomo poi diventa difficile, bisogna saltare il centrocampo, cercare dalla difesa direttamente gli attaccanti, e potevamo farlo meglio e dobbiamo lavorarci, quindi guardiamo avanti e lavoriamo per questo.